Se vi dico treno ad alta velocità, che cosa vi viene in mente? Probabilmente il Frecciarossa, e quindi il suo comfort, la velocità, il wifi, il bar, i sedili e le poche fermate che fa. Ma tutto ciò ha ancora senso? Oppure l'alta velocità ha dei problemi che insomma mina al suo sviluppo, al suo essere tale? 1. Troppe fermate. L'alta velocità, per mantenere appunto una velocità alta, deve effettuare necessariamente poche fermate. Ovviamente per poter riempire il treno e servire un bacino d'utenza grande anche per permettere gli interscambi, bisogna effettuare le fermate più grosse. Non necessariamente nelle città più grandi, ma nelle città in cui si può avere un bacino d'utenza più grande. La conformazione geografica dell'Italia purtroppo non aiuta. Troviamo Torino e Milano a un'ora di Frecciarossa, mentre Roma e Firenze sono ben più lontane rispetto a queste ultime due città. Quindi troviamo fermate ad alta velocità molto vicine e anche molto lontane. Quindi è anche comprensibile che determinati comuni, diciamo, intermedi come Novara, Reggio Emilia, Orte, chiedono una fermata del Frecciarossa o comunque di un treno ad alta velocità. Però abbiamo già visto le introduzioni di fermate come Frosinone, Cassino, Chiusi, Arezzo, che approfondiremo dopo. Però spesso questi collegamenti sono soltanto uno al giorno per direzione, magari anche in orari assurdi, vedi il Frecciarossa che fermava a Chiusi, e vengono introdotti solamente per accontentare dei sindaci così a caso. Questo rallentamento di anche oltre un'ora è davvero necessario? Oppure sarebbe meglio inserire dei treni intercity, regionali veloci o anche degli autobus per raggiungere le stazioni più importanti, evitando anche così di rallentare un treno agli alti pendolari che magari partono dalla stazione prima e si vedono il proprio treno anticipato di un'ora perché il sindaco di Cassino si era rotto le scatole e non aveva un treno decente, anziché migliorare la rete esistente. Fatto la rima. Il problema più grande di queste fermate che ho appena detto è che è necessario uscire dalla rete alta velocità, quindi passare per deviatoi lenti, passare per interconnessioni e lasciate lì a caso, arrivare in una linea piena di traffico anche merci eventualmente. Di conseguenza, se proprio vogliamo aumentare le fermate dell'alta velocità, non sarebbe meglio progettare fermate come Reggio Emilia, però ben cadenzate, ben inserite in un contesto di programmazione, non messe a caso, anche perché spendere milioni di euro per una fermata in AV e non usarla come era Reggio Emilia agli inizi non ha un cazzo di senso. 2. Servizi confusi su linee sbagliate. Vi ricordate la vecchia classificazione Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca? Beh, non esiste più. Trenitalia ha ben deciso di mandare in mono tutta la classificazione, quindi vediamo i Frecciarossa per Reggio Calabria che impiegano un'ora in più del Frecciargento perché non pendola, ben sapendo che la linea giù non è che sia proprio dritta. Oppure il mitico Frecciarossa Milano-Roma passando per Genova e tutta la costa tirrenica con fermate completamente casuali. Questo, forse, era dovuto all'eccessiva presenza di Frecciarossa, quelli che dovevano andare all'estero. E poi ben sappiamo che quest'anno, cioè, scusate, no, era il 2020, non sono usciti dal nostro paese per via delle disposizioni Covid. E quest'anno teoricamente doveva partire Frecciarossa Milano-Parigi. Quindi forse dovremmo avere meno Frecciarossa in giro, perché insomma tu compri un treno e lo lasci in deposito, non è che abbia molto senso. Ma anziché mettere Frecciarossa a caso, non sarebbe meglio riprendere la filosofia del Frecciargento, in cui uno sa che quel treno fa un tratto di alta velocità e poi esce dalla rete per un lungo tratto per andare a collegare un importante centro, come può essere il mitico Frecciargento che c'era a Roma-Udine, dove da Mestre-Udine percorreva la linea tradizionale, ma andava a collegare tutto quel centro importante, cioè Treviso, Conegliano e Pordenone. No, invece no, non va bene, non bisogna programmare i servizi secondo una logica, secondo l'effettiva classificazione del treno, ma a caso, mettendo il Frecciarossa ovunque. Tra poco vediamo anche il Frecciarossa sulla mitica ferrovia Genova-Caselle, ma va bene. 3. Scegliere il treno soltanto perché fa figo. Abbiamo visto quando è stato istituito il treno Milano-Roma via Genova, oppure quando è stato prolungato il Frecciarossa fino a Reggio Calabria, che i sindaci di città completamente casuali chiedevano la fermata. Per quale motivo? Perché in quella città, una volta all'anno, si gioca la famosa partita di briscola di nonno Costanzo. Importantissima. Cioè, la conoscono tutti ed è giusto rallentare un treno per un evento che si tiene una volta all'anno, ma il treno lo rallentiamo tutto l'anno, ma non importa.
la fermata in un certo comune non viene assegnata perché siete piccoli, perché siete insignificanti per quel servizio, oppure perché magari ci sono dei problemi in linea, magari se voi rallentate quel treno dietro si avvicina troppo e quindi non va bene. Cioè non potete pensare che il Frecciarossa non ferma da voi perché siete degli stronzi e Trenitalia vi odia. No, perché siete piccoli, insignificanti. Andate nella stazione più vicina. Per le città piccole esiste il treno regionale, o se siete una città medio-piccola e regionale veloce. Bisogna garantire un servizio semplice, efficace, ben gestito. Mi ricordo benissimo quando è stato introdotto il Frecciarossa a Genova-Venezia, che ha incasinato tutta la rete perché lo aveva la massima precedenza, quindi ritardi a catena, treni smodificati, pendolari incazzati. Dovete capire che quel treno all'inizio fermava soltanto a Genova e a Milano, per poi proseguire nella normale rete fino a Venezia. I pendolari non abitano tutti a Genova, i pendolari sono ben dispersi. 4 stazioni alta velocità inadeguate. E sì, perché nella logica delle stazioni alta velocità viene a perdere il vantaggio principale del treno, ovvero fermarsi in centro città. Anziché andare a sistemare tutti i binari, le connessioni, la gestione delle stazioni importanti, si fanno delle stazioni alta velocità in mezzo al nulla. Esempio? Firenze Belfiore, quella mitica stazione che non vedrà mai la luce, forse, è lì un buco enorme, è lontana dalla stazione Santa Maria Novella, quindi per raggiungere la stazione che probabilmente dovrà diventare soltanto per i treni regionali, uno deve scendere da Firenze Belfiore, prendere il tram, arrivare nell'altra stazione e rientrare e perdere anche mezz'ora. Ora, non sarebbe stato meglio, sempre se fosse stato possibile, io sinceramente non lo so, sarebbe carino se magari qualcuno mi dicesse: ehi, non si poteva fare la stazione alta velocità sotto Santa Maria Novella come Bologna Centrale, perché se tu scavavi lì esplodeva tutto. E ti dico: ok, va bene. Però sinceramente non lo so, non ho trovato niente, è un'idea fattuale. Anche la stazione di Reggio Avì ha dei problemi, ad esempio nel raggiungere Mantova. So che ci sarebbe un'ipotesi di sistemazione, insomma, delle linee che raggiungono Mantova, però dovete capire che proclamare idee e progetti non significa farli. Oppure l'ultima che mi viene in mente è la stazione di Vicenza V in programma, lasciata lì, in fiera, in mezzo al nulla. La linea da Treviglio a Brescia poi raggiunge la stazione centrale di Brescia. Numero 5, linee inadeguate. Vi ricordate quando si poteva fare Milano-Roma in 2 ore e 55 minuti? Beh, non si può più, la linea è sovraffollata e i treni non stop sono tagliati in questo periodo di Covid, non tutti ma molti. Anche il Ponte della Libertà è praticamente saturo, tutti i treni che entrano ed escono. O anche la tratta Mestre-Trieste è incasinata. Vediamo i Frecciarossa che, seppur con meno fermate, impiegano quanto un regionale veloce, però al doppio del prezzo. Perché? Perché i treni vengono messi a caso su linee vecchie, e quindi giustamente tu metti il Frecciarossa dietro al regionale che fa tutte le fermate, quindi tu devi andare anche più lento. Oppure vogliamo sistemare quel mitico tratto a binario unico sulla linea adriatica? La vogliamo smettere di avere linee belle fino a un certo punto, poi diventano merda, poi non ci sono più e il treno deve prendere una rincorsa per arrivare dall'alto tratto dei binari? Numero 6, linee interrotte o non presenti. Ci sono intere aree del nostro paese senza un chilometro di alta velocità, come il Friuli, la Sardegna. Non sto dicendo necessariamente che devono esserci per forza, sto dicendo che in quelle aree o la linea non viene usata bene, oppure le linee sono vecchie, vedi la disastrosa situazione in Sardegna, o vedi anche in Sicilia dove mancano molti collegamenti. Quindi il problema non è soltanto delle linee alta velocità, ovviamente, il problema è anche delle linee regolari, oppure mancano totalmente le linee, o vengono smantellate quando potrebbero essere utili. O ancora, vediamo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che tempo fa ha bocciato l'autorizzazione ad innalzare la velocità massima sulle linee a via a 350 all'ora, perché secondo loro quei 50 km in più non avrebbero potuto tagliare significativamente i tempi di percorrenza, che può anche essere, però se il treno è in ritardo quei 50 km all'ora in più fanno comodo, perché magari sei 5 minuti in ritardo, aumenti un attimo, sai, il treno va più veloce e quindi impieghi meno tempo. È ovvio che non puoi programmare la velocità dei treni a 350 all'ora, grazie al cazzo, perché se sei in ritardo, pam, l'hai perso il treno. Basta, è lì. Perso. Dalla stazione di Bologna Centrale. Metà su e metà giù.
Numero 7, Intercity e freccia bianca. La rete alta velocità deve essere supportata anche da una serie di treni interregionali più lenti ma che fanno più fermate. Problema che abbiamo due categorie completamente uguali di cui nessuno capisce la differenza. Freccia bianca fa una fermata in meno e impiega 5 minuti in più? Però costa il triplo dell'Intercity? Non è che abbia molto senso. Però ovviamente viene magari sostituito dal freccia argento, mancando completamente la classificazione del treno. Lo sappiamo tutti che il nome freccia bianca è nato soltanto per poter ricolorare vecchie carrozze, vecchi locomotori, per aumentare il prezzo e dire guardate che figata, cioè questo è un treno nuovo, in realtà sono treni vecchi quelli, comodi, belli, ma vecchi. E infine numero 8, prenotazioni, confusione, prezzi a caso. Se è un treno regionale comunque è semplice da prenotare, voglio andare da A a B, bon, questo è il prezzo, vuoi viaggiare in prima o seconda classe? Direi anche in prima, anche se non cambia una beata minchia. Con i treni a alta velocità ci sono un sacco di tariffe diverse, poi dipende dal periodo in cui prenoti, ma dipende anche, hai la carta freccia, dipende anche dal tipo di treno, perché come sappiamo il freccia rossa ha 4 livelli di servizio, il freccia argento 2, ma il freccia argento ETR700 ne ha 3, alcuni nel salottino, alcuni no. E poi scusa, vuoi prenotare il posto a sedere, cioè vuoi decidere 2 euro in più, così. O ancora, la coppia del freccia rossa che passa nel loro paesino all'andata fa delle fermate, al ritorno altre. Non puoi dire figata, il freccia rossa d'ora in poi passerà anche a Longarone, però all'andata fermerà a Conegliano, a Brescia e a Torino, al ritorno a Milano, a Verona e anche a Bologna, perché ci sta. E non parliamo del sito che a volte va, a volte non va. Poi la sessione ti scade, devi fare tutto da capo. In conclusione, io non sono assolutamente un OTAV. Come penso si sia anche capito, insomma, sto facendo un video per tentare di sistemare questa situazione. A me piacerebbe tanto vedere il tunnel del Brennero completato, la Torino-Lione. Certo è che bisogna vedere se effettivamente servono. Rendere la Sacile-Gemona alta velocità, che non è neanche elettrificata, non è che abbia molto senso. Se anche voi avete le mie stesse idee, boh, lasciate qui un commentino. Se no, se non siete d'accordo scrivete un commentino, se avete altre idee scrivete un commentino, se volete insultarmi non fatelo perché vi cancello il commento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.